Bene, grazie, grazie al direttore della Web TV, Gianni Colacione, per la sua bella relazione, anche lui sintetica, esaustiva, così che si fa, non c'è bisogno di milioni di parole per dire delle cose efficaci, ma bando alle chiose, e adesso ci dobbiamo occupare un po' di una parte burocratica del nostro congresso, lo trovate sull'ordine dei lavori. Allora, chiedo a Donato Volpicella se sono arrivate proposte di emendamenti per quanto riguarda l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori e la proposta di regolamento del congresso, perché in questo momento sono scaduti i termini per presentare emendamenti a questi documenti. Donato, ci sono nella casella di posta elettronica emendamenti? Allora, Donato mi risponde online, no, non ci sono, non ce ne sono. Bene, allora possiamo saltare due passaggi dell'ordine dei lavori, che sono l'approvazione che è in pratica l'approvazione degli eventuali emendamenti all'ordine del giorno, ordine dei lavori e la proposta di regolamento del congresso. Passiamo adesso ad una fase di votazione, perché metto ai voti sia l'ordine del giorno, sia l'ordine dei lavori e sia il regolamento congressuale. Funziona in questo modo, è semplicissimo. Allora, riceverete nella vostra casella di posta elettronica, dalla quale vi siete iscritti al Google Group esclusivamente dedicato per questo secondo congresso di Liberi TV, tre email. In una vi si chiederà di esprimervi con sì, no, mi astengo, oppure approvo, non approvo, mi astengo, quindi non scrivete altro perché altrimenti il voto si annulla, e riceverete tre email, dicevo, dove una servirà per votare l'ordine del giorno, l'altra servirà per votare la proposta di ordine dei lavori e l'ultima per votare la proposta di regolamento congressuale. Non ci sono emendamenti ai documenti proposti, i documenti li trovate in home page, basta digitare www.liberi.tv, per cui sotto questo box dove vedete il mio faccione che sta parlando adesso, trovate tutta la documentazione di cui vi sto parlando. Di conseguenza si apre la fase di voto nel momento in cui Donato mi conferma che le email sono partite. Io pongo un termine per votare, pongo un termine di 15 minuti. Di conseguenza, da quando Donato mi confermerà che le mail sono partite, ci sarà questo tempo dove vedrete scorrere spezzoni di trasmissioni, vedrete scorrere gli spot con un sottopancia, quindi una scritta che informa che in questo momento siamo in una fase di voto e che dopo tot minuti, alle ore XY, diciamo, ricomincerà il congresso in diretta. Sono aperte le iscrizioni a parlare. Io tornerò in diretta dopo questa fase, diciamo, di attesa che arrivino le vostre email per quanto riguarda il voto, quindi poi dopo lì ci regoleremo. Se ci sono richieste di interventi, andremo subito con gli interventi in diretta, diversamente proporremo gli interventi che abbiamo registrato già da alcuni giorni. E il primo documento che manderemo sarà una tavola rotonda sull'informazione, però aspettiamo adesso questa fase di voto e vediamo un po'. Se ci sono richieste di intervento, prima si fanno quelli in diretta e poi dopo quelli in registrata. Di conseguenza, allora, sì, possiamo fissare come termine di chiusura per quanto riguarda il voto alle ore 20. Sì, quindi in questi secondi dovrebbe partire l'email, attendo la conferma da parte di Donato, che me la darà da qui a qualche secondo. Aspettiamo solo, ecco, fra poco mi dice. Quindi nel frattempo che Donato mi dà la conferma, io vi ripeto di nuovo le informazioni. Allora, informazioni per i congressisti. Se mi state seguendo in diretta, vedete che sotto questo box, proprio sotto qua nel sito, ci sono tutte le informazioni che riguardano questo congresso. Sono pubblicati i documenti congressuali. Vale a dire ordine del giorno, ordine dei lavori, regolamento del congresso, la contabilità, c'è cioè lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, quindi tutto è assolutamente trasparente. Le fasi, per chi si fosse collegato da poco, le fasi del congresso che abbiamo superato
sono state le relazioni introduttive. Abbiamo, diciamo, regolarizzato la validità del congresso facendo la conta in prima convocazione se c'era il numero legale. Non c'era il numero legale in prima convocazione alle ore 18, per cui il congresso si è formalmente costituito a partire dalle ore 19. Alle ore 19 il congresso si è aperto con la relazione del presidente Riccardo Cristiano, è seguito dopo la relazione del tesoriere, che è sempre lui, poi del resto, e poi è seguita la relazione del direttore della Web TV Gianni Colacione. Adesso siamo in una fase di voto. Stiamo aspettando che Donato Volpicella, che si sta occupando dietro le quinte di tutta la gestione della parte tecnica, pronti le tre email per mettere in voto tre documenti che sono fondamentali per proseguire, vale a dire ordine del giorno, ordine dei lavori, regolamento congressuale. Sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti come da regolamento, di conseguenza adesso i congressisti, tutti i congressisti nella propria casella di posta elettronica, quella dove hanno accettato l'invito al Google Group, ecco, le email sono partite, per cui i termini scadono alle ore 20. Entro le 20 i congressisti sono pregati di votare via email, quindi semplicemente di rispondere all'email che hanno ricevuto. Ecco, io le ho ricevute in questo momento, le vedo qui sul mio computer. State ricevendo in questi secondi tre email dove nell'oggetto c'è scritto richiesta di... Eccolo qua, apro il mio così ve lo dico direttamente. L'ho letto, ma con un pop-up, però non lo vedo. Ecco qua. Allora, in oggetto, vedete che l'email arriva da liberi.tv, web tv, come emittente. Queste tre email recano nell'oggetto. Allora, la prima richiesta di voto elettronico, proposta ordine dei lavori. La seconda richiesta di voto elettronico, proposta ordine del giorno. La terza, richiesta voto elettronico, regolamento congressuale. Bisogna semplicemente rispondere a queste email con sì, oppure no, oppure mi astengo, astensione, oppure con approvo, non approvo, mi astengo. Questa è la fase di voto, per poter proseguire i lavori del congresso. La votazione si chiude alle ore 20, Donato farà la conta, ce lo comunicherà. Dopodiché daremo i risultati, procederemo in questo modo. Se nel frattempo saranno arrivati email a liberitv@gmail.com oppure nello stesso gruppo richieste di interventi da parte di congressisti, osservatori, ospiti invitati, allora andremo subito con i collegamenti in diretta fino ad esaurimento. Se non ce ne saranno richieste, manderemo un contributo registrato. Abbiamo registrato una tavola rotonda nei scorsi giorni, una tavola rotonda che ha gestito chi vi sta parlando in questo momento, come speaker, alla quale hanno partecipato Vincenzo Lita, direttore di Società Libera, e Luca Ostellino, che è giornalista del Sole 24 Ore. Il tema chiaramente è il nostro congresso e di conseguenza si parla di informazione. È un documento che dura circa 60 minuti. Alla fine di quel documento, se arriveranno richieste per interventi in diretta, allora andremo subito in diretta, altrimenti continueremo a riproporre i contributi registrati, offrendoveli tutti, però non andremo oltre le ore 23, perché lì l'ordine dei lavori stabilisce la chiusura per stasera, appunto, dei lavori congressuali di questa giornata. Dopodiché, che cosa succede? Succede che immediatamente si apre la fase offline di questo congresso, che durerà diversi giorni, durerà fino a domenica alle ore. Consulto anch'io l'ordine dei lavori perché non voglio dirvi delle sciocchezze. Ecco qua, la domenica si va nella sessione in diretta conclusiva alle ore 18, per cui il dibattito generale in forma offline sul web forum, e vi darò tutte le informazioni per accedervi alla fine di questa serata. Andrà, diciamo, su questo web forum si potrà scrivere oppure si potranno postare dei video interventi. Poi si potrà rispondere ad ogni intervento proprio in stile web forum, sul quale ognuno potrà fare il proprio intervento offline, lo potrà fare, ripeto, per iscritto oppure con un audio video, registrando un audio video.
al quale si può rispondere, controrispondere, si possono mettere, diciamo, si possono fare degli interventi sulle relazioni del presidente, sulle relazioni di tesoreria, sulla relazione del direttore della Web TV, insomma, quello che vi pare. Adesso, Donato, io chiuderei un attimo qui perché altrimenti la cosa diventa, diciamo, pesante per chi ci ascolta. Di conseguenza, io per i prossimi 10 minuti metterei un po' di spot, spezzoni di trasmissione, vedi un po' tu, mettendo sotto un sottopancia, nel senso che i lavori del congresso in diretta riprenderanno alle ore, diciamo, 20 e 10, perché dobbiamo fare la conta, per cui aspetteremo ancora 5 minuti in più, oltre le 20, per l'arrivo delle email, devo votare anche io. E quindi poi dopo aspettiamo questi 5 minuti, poi insomma scarichiamo la posta elettronica, facciamo la conta, quindi ci ritroveremo in diretta alle ore 20 e 10, quindi ti pregherei di mettere il sottopancia, i lavori del congresso siamo in fase di votazione, i lavori del congresso riprenderanno alle ore 20 e 10. Ti ringrazio e direi che possiamo mandare un po' di spot. Bene, cari congressisti, siamo di nuovo in diretta, siamo al secondo congresso dell'Associazione Liberi TV. Siamo in perfetto orario rispetto ai tempi che ci siamo dati, rispetto all'ordine dei lavori. Sono le 20:10, abbiamo ripreso la sessione di apertura di questo secondo congresso online. Quindi, si sono svolte negli scorsi 15-20 minuti la fase di votazioni senza presentazione di emendamenti, quindi così come erano stati concepiti i documenti, sono rispettivamente l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori e la proposta di regolamento congressuale. Sono stati messi al voto attraverso il Google Group appositamente costituito per il voto palese. Abbiamo raccolto i voti. Donato dovrebbe aver completato la fase di conta, per cui lo prego di comunicarmi qui nella chat di Skype, attraverso il quale io sono collegato, l'esito del voto. Vedo la matitina che si muove, quindi Donato mi sta scrivendo. Allora, andiamo con ordine. Proposta dell'ordine del giorno, approvato all'unanimità. Proposta dell'ordine dei lavori, approvato all'unanimità. Proposta, di regolamento congressuale, approvato all'unanimità. Benissimo. Quindi il congresso in questo momento è in tutti i suoi aspetti formalmente costituito, il dibattito generale è già aperto. Adesso chiedo a Donato di verificare se ci sono richieste di interventi in diretta per il dibattito generale. Per chi si fosse collegato in questo momento, si sono già svolte la relazione di presidenza e di tesoreria da parte di Riccardo Cristiano, la relazione da parte del direttore della Web TV. Ecco, una cosa che non ho detto fino adesso è che tutti questi documenti, a partire dalle prossime ore, saranno disponibili offline per la fase offline che arriverà fino a domenica alle 19, dove si potrà commentare, rispondere, intervenire sul web forum sta per essere lanciato e che è stato predisposto per la fase offline dei lavori, e vi darò tutte le informazioni alla fine di questa serata. Quindi chiedo a Donato se ci sono richieste di interventi, nessuna richiesta di intervento in diretta in questo istante. I lavori non sono sospesi perché noi in questi giorni abbiamo raccolto dei contributi, abbiamo raccolto, diciamo, degli interventi a questo congresso, e questi li manderemo tutti, però diamo la priorità chiaramente agli interventi in diretta. La prima registrazione che vi proponiamo adesso è una tavola rotonda che ha diretto chi vi parla nei giorni scorsi, una tavola rotonda dedicata all'informazione con due ospiti, Vincenzo Lita di Società Libera e Luca Ostellino, giornalista del Sole 24 Ore. Questo documento dura circa 60 minuti, di conseguenza pregherei Donato di predisporlo come primo contributo per il nostro congresso. Alla fine di questo contributo ritornerò io in diretta, verificheremo se ci sono richieste di interventi per il dibattito generale in diretta,
Diversamente organizzeremo i lavori di conseguenza. Quindi, Donato, ti pregherei di far partire la tavola rotonda sull'informazione con Vincenzo Rita e Luca, di Società Libera, e Luca Stellino, giornalista del Sole 24 Ore.